Prosegue a luglio la fase di rallentamento dell'inflazione, scesa al di sotto della soglia del 6%, fermandosi a 5,9% in un quadro di stabilità dei prezzi sul piano congiunturale. Secondo l'Istat, la dinamica dell'inflazione, ancora fortemente influenzata dall'evoluzione dei prezzi dei beni energetici, riflette anche il rallentamento su base tendenziale dei prezzi dei prodotti alimentari lavorati, che tuttavia restano su ritmi di crescita sostenuti, e dei servizi. Rallenta inoltre l'inflazione di fondo, che a luglio si attesta a più 5,2%. In attenuazione, per il quinto mese consecutivo, risulta la dinamica tendenziale del carrello della spesa, scesa a luglio alla più 10,2%. L'inflazione acquisita per il 2023 rimane così stabile al più 5,6% per l'indice generale e si attesta al più 5,1% per la componente di fondo. Calano in Italia nel secondo trimestre i prezzi degli immobili residenziali, lo evidenzia un'indagine della Banca d'Italia che prende in esame un campione di 1.455 agenti immobiliari che tra il 19 giugno e il 19 luglio hanno concluso almeno una transazione su livelli elevati. I tempi di vendita e lo sconto medio rispetto alle richieste iniziali sono leggermente aumentati, pur rimanendo contenuti. La domanda si contraddistingue per una generalizzata debolezza, come conferma la flessione del numero dei potenziali acquirenti. Quasi un operatore su tre, inoltre, continua a segnalare difficoltà nella concessione del mutuo da parte degli acquirenti, con una percentuale più elevata dalla fine del 2014. Nel mercato degli affitti, invece, i canoni sono in aumento e gli agenti si attendono ulteriori rialzi anche nel trimestre in corso. Un operatore del commercio su 5 in Italia è un ambulante e il 57% delle bancarelle è gestito da immigrati. Con oltre 160.000 imprese, il 21% di quelle commerciali del paese, il commercio in sede mobile rappresenta una componente non solo economica ma anche sociale, soprattutto per le comunità meno servite da punti vendita fissi. Un servizio ancora più gradito agli italiani in un periodo di inflazione come questo. Questi dati emergono dall'analisi condotta da Unioncamere e Infocamere basata sul registro delle imprese delle Camere di Commercio. La mappa del commercio ambulante rivela una distribuzione molto polverizzata, con la presenza di almeno un'impresa in oltre 6.200 comuni italiani e con una concentrazione che supera le 500 realtà solo in meno di 30 comuni. In questa speciale top 30 primeggia San Nicola la Strada in provincia di Caserta, dove tre quarti di tutte le imprese commerciali registrate sono ambulanti. A seguire, sopra il 70%, altri due comuni campani, San Giuseppe Vesuviano e Castel Volturno. Altri comuni con una percentuale superiore al 50% includono Lecce, Agrigento, Lamezia Terme, Cagliari e Afragola. In Europa circa un lavoratore su otto ha un lavoro a tempo determinato, quindi precario. L'Italia si colloca al sesto posto di questa speciale classifica, ma registra la tendenza peggiore tra i 27 paesi nell'ultimo decennio. Il lavoro subordinato a tempo determinato è più frequente tra le persone giovani, tra chi ha un livello di istruzione più basso ed è più frequente tra le donne rispetto agli uomini. Lo dicono i dati Eurostat sul 2022. I lavoratori europei con un contratto a tempo determinato sono circa 24 milioni. Il 12,1% degli occupati e il 14% di tutti i lavoratori dipendenti.